Mi guardo intorno e mi pare sorprendente che l'unica a giudicare quantomeno out of standard questa situazione sono solo io. Ma la ricetta delle melanzane finisce miseramente in un non mi ricordo più bene cosa mi ha detto di fare poi. Adesso la chiamo e glielo dico. E adesso, che adesso sai, la zia Etta Pisenova è andata in piscina e poi deve venire tua cugina e lo zio a salutarci. Ah, non ti ho detto di tuo zio! E quindi riprende a raccontare mentre la signora mi guarda e dice no, ma scusi, ma e le melanzane? Dico io, non saprei. Comunque nei peperoni ci metto sempre un po' di buccia di limone grattugiata. Sì, glielo dica. Sì, certo. Ma lei è di qui? Torna anche domani? Io penso che potrei essere in una candid camera. Mi guardo intorno. Però rispondo lo stesso. Sì, sono sempre qua io. Non ti ho mai vista. Beh, scusa, ma devo andare. Grazie, E quindi sono andati tutti a Ponte d'Assio, che c'era un caldo che non ti dico. E poi io ho notato il passaggio da lei al tu. Adesso però il mio cellulare scotta. Chissà se a lungo andare farà male alle mani tenere il cellulare, ma quando ho perso del tutto le speranze che la zarina smetterà mai di parlare, mi dice «Beh, ti ho detto tutto! Anzi no, mi sono dimenticata perché ti ho chiamato! Hai pagato il bollettino dei miei contributi?» «No, vado domani!» «Ma come domani? Guarda che scade!» «No, non scade, sono ancora in tempo!» «Ma prendilo, vado a prendere, dove, chissà dove l'avrai messo, vedrai che scade!» «Non posso andare a prenderlo adesso, sono fuori con il cane!» «Ah sì? Beh, allora domani pagalo, mi raccomando! Oh, guarda che sono già le 6, bisogna che vada! Ciao allora!» «Clic!» Metto il cellulare in silenzioso. Non guardo gli avvisi che mi sono arrivati. Bramo la mia camera da letto fresca con il condizionatore che va. Una bella doccia e il silenzio. Magari anche il mio iPad con cui scrivere della zarina, del caldo, del mese di luglio e dell'essere figlia. Se volete aiutare questo podcast a crescere, iscrivetevi al canale e lasciate una recensione, qualunque sia il tipo di recensione. Un grazie speciale alle musiche originali di Massimo Moretti per Max More Music. Ciao!